questo periodo in cui ognuno di noi si dorme male e siamo presi di paura, diciamo la verità, siamo ansiosi, siamo stressati, si cammina di meno, non si fa attività fisica, insomma la nostra vita è alterata. Purtroppo ne risentiamo anche dal punto di vista estetico. Quindi ho avuto il grande piacere questa mattina di poter parlare con un esperto in medicina estetica, che è un medico, esperto anche in chirurgia generale, con il quale però vorrei capire. Come la pelle, soprattutto la nostra pelle è ingrigita, è spenta, è stanca, eccetera. Quali possono essere gli aiuti? Ecco, dottor Giovanni Salti, collegato da Firenze. Buongiorno. Buongiorno, ecco, quali possono essere gli aiuti per aiutare questo collagene che poi col passare degli anni ci abbandona, diciamo la verità. Come lo possiamo far lavorare un pochino di più? Allora, al di là dei presidi, diciamo così, dietetici, alimentari, quindi bere molto, assumere vitamina C, cose che più o meno sono abbastanza conosciute, noi possiamo utilizzare anche degli stimolatori specifici del collagene, che non sono tanto gli integratori, per bocca che lasciano un po' il tempo che trovano, ma quanto degli iniettabili che inducono nel tessuto sintesi di nuovo collagene. In particolare quello che è più utilizzato è l'acido polilattico, che è una sostanza che si usa in medicina da molti anni, che è in grado di, nel periodo di degradazione nel tessuto, di stimolare la formazione di nuovo collagene. E questo fa sì che lo si inietta più che altro per creare, volumi e tensione, ma, porta alla rigenerazione del tessuto formando del collagene, neoformato, che inizialmente è di tipo reattivo, ma che poi col tempo diventa un collagene strutturale ed ha anche una durata abbastanza lunga. Quanto dura più o meno? Beh, diciamo che da quando si fa l'iniezione a quando si comincia a vedere la risposta trascorrono un 6-8 settimane, perché questo è il tempo biologico che necessita per la formazione di nuovo collagene. Però una volta che si è formato il collagene, le fibre di collagene durano almeno 2-3 anni e quindi abbiamo dei risultati che possono considerarsi abbastanza duraturi. Duraturi, con quale tecnica viene applicato? Viene con delle punture, con delle cannule? Come funziona? Sì, tendenzialmente più con delle cannule, perché in realtà non si va proprio nella pelle, si va più nel sottocute o nei piani ancora più profondi per avere un effetto proprio di espansione dei volumi e di rimodellamento dei tessuti. La cannula è più indicata rispetto all'ago. Uno dei problemi grandi che abbiamo noi donne, perché voi uomini avete la fortuna di farvi crescere la barba se avete dei contorni che non vanno bene, è quello appunto del contorno del viso. Riesce ad aiutare questo tipo di difetto? Abbastanza, soprattutto se si fa un approccio intelligente, soprattutto sui contorni dell'ovale, e poi utilizzando in maniera, diciamo così, iperdiluita, quindi aggiungendo una quantità ulteriore di acqua, si può utilizzarlo con un certo successo anche nella parte del collo, dove si riesce a tonificare un pochino il collo. Ovviamente non ha un effetto sulla struttura muscolare del collo, che quando è Certo. ceduta ha bisogno di una chirurgia, ma sulla parte, diciamo, della cute e sottocute ha un buon effetto. Senta, lei è un grande esperto anche per quanto riguarda la tossina botulinica. È sempre un grande presidio per, ad esempio, non corrucciare gli occhi. Qui siamo tutti corrucciati con Sì. questo tipo di atmosfera che viviamo. Ecco, il botulino ha sempre una sua funzione di grande aiuto? Attualmente è considerato comunque uno standard di riferimento, perché ormai è un farmaco che si usa da molti anni anche in estetica, e ad oggi non esiste niente che lo abbia superato come efficacia per quel tipo di indicazione di cui stavamo parlando. Per cui sicuramente, considerata anche la sua, diciamo, semplicità di utilizzo, nel senso che sono alcune semplici iniezioni che si fanno in ambulatorio e che si fanno in 5 minuti, chiaramente ha un rapporto costo-beneficio molto favorevole. E toglie quel grande senso di stanchezza di quando una persona è corrucciata, che sembra sempre angosciata, sempre preoccupata. Io trovo che sia un grandissimo aiuto. Allora, Sicuro. grazie, grazie dottor Salti e grazie per quello che fa per aiutare noi donne, Grazie veramente. a voi, buona giornata. Arrivederci, grazie.